Domani alle 16:15 con diretta televisiva in chiaro su Rete 8 con ampio prepartito a partire dalle 15:15 il match del Pescara a Cesena. Bianconeri con un successo aritmeticamente promossi in Serie B dopo la sconfitta della Torres ieri 1-0 sul campo del Gubbio. Questa mattina ha parlato in conferenza stampa il tecnico Emmanuel Cascione. Dovrebbero essere tutti a disposizione i biancazzurri, sarà importante anche la rifinitura del pomeriggio per vedere le condizioni di Federico Accornero, che ieri ha accusato un piccolo fastidio al piede, e Salvatore Aloi con un leggero affaticamento muscolare, ma c'è grande ottimismo e sta molto meglio anche Edoardo Vergani. Cascione vorrebbe, per confermare quella che è la formazione che ha fatto con il Pontedera, al massimo ci sarà un cambio, dipenderà molto dalla rifinitura di oggi. Una cosa simpatica detta dal tecnico biancazzurro in conferenza, lui che è grande ex sia con il Pescara come giocatore che con il Cesena: il problema grande, ha detto Cascione, mia figlia andrà in curva a tifare il Cesena, probabilmente non la farò rientrare in casa, naturalmente con il sorriso, e si scherzava in conferenza stampa. Ma andiamo a vedere i passaggi salienti della conferenza con le immagini di Diego Martelli. Come sta la squadra? Si ha già scelto la formazione? Se ci può dare qualche indizio se saranno tutte conferme rispetto al primo tempo di Pontedera o no? E la seconda, due squadre del cuore di Cascione, il Pescara e il Cesena. Domani l'altra tua squadra, battendo quella per cui attualmente lavori, può andare in Serie B. Stati d'animo di Cascione. Mancano ancora delle partite fondamentali e per poi dopo dobbiamo lavorare anche per in previsione dei playoff. Comunque ci dobbiamo arrivare pronti, preparati, con uno spirito come abbiamo avuto specialmente il primo tempo della gara col Pontedera. Cesena per me è una piazza molto importante, vivo lì, i miei figli sono cresciuti lì, quindi non c'è bisogno di dire altro. No, il problema più grosso ce l'avrò con mia figlia, perché lei tutte le domeniche va in curva a vedere il Cesena, quindi ho detto mi raccomando, no, se no dopo non torno a casa, non mangio. No, a parte questo, sì, ci sono tante persone che conosco e comunque sono stati momenti importanti, penso che ci sia grande affetto da parte della tifoseria cesenate nei miei riguardi. E riguardo alla formazione, come ho detto prima dell'ultima partita, vorrei cambiare il meno possibile, vorrei trovare un assetto base, e poi dopo comunque a seconda di chi andiamo a affrontare, dalla situazione comunque anche fisica, psicofisica, cercare di mettere in campo i giocatori più adatti. Questa partita uno o due dubbi comunque ce l'ho sempre, perché comunque i ragazzi sono allenati in maniera molto concentrata. Rispetto alla prima settimana ho visto i ragazzi, tanti di loro molto più consapevoli delle proprie forze, quindi bisogna lavorare molto su questa cosa qui, che venendo da un periodo negativo delle ultime partite c'è bisogno di sicurezza, di certezze, è quello che mi preme più di tutto. Domani contro il Cesena, che tipo di Pescara vuole vedere? Un Pescara più di qualità, un Pescara più strutturato fisicamente, un Pescara che sa attendere anche se il Cesena non si espone mai? Che tipo di partita deve fare? Ma allora, la prima cosa sicuramente, affrontando una partita del genere con uno stadio pieno, una squadra forte, una grandissima personalità e libertà mentale, perché se incominciamo a farci un po' di problemi la testa, rischiamo di fare una brutta figura. Bisogna andare lì giocando una partita bellissima, davanti a una cornice stupenda come quella dello stadio di Pescara, quindi bisogna andare lì, cercare di divertirsi, di fare le cose che sappiamo fare con equilibrio, stessa cosa dell'ultima gara, e poi dopo alternare le due fasi fatte bene con sacrificio, perché tanto mi aspetto anche di soffrire, quindi questa è la cosa fondamentale.
però voglio una squadra che comunque creda in quello che fa e nelle proprie potenzialità, senza avere troppi vincoli e troppe catene che magari possono far solo peggio. Franchini era già pronto anche quella prima, poi dopo ho deciso di mettere De Marco perché avevo bisogno un po' più di rapidità nella pressione, e quindi ho deciso di mettere lui e di non far giocare Simone. Ma Simone, a parte che si è allenato alla grande questa settimana, ma anche la scorsa, e poi è un ragazzo che ci tiene, ha grande qualità, ha diverse caratteristiche differenti rispetto magari a D'Agasso, a De Marco, però non tengo in considerazione tutti. In questo momento non c'è nessuno nella mia testa che non possa giocare. Bisogna capire anche il momento della gara, il risultato. Questa è una fortuna da parte mia, perché durante una partita poter scegliere a differenza di quello che succede è un vantaggio.